Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, nuovo video per questa rubrica. In tantissimi avete chiesto nell'ultimo video che ho fatto, compro le cose più economiche da, che non ricordo neanche che brand fosse, però mi ricordo che in tantissimissimi avete chiesto di farlo con il sito di Chiara Ferragni. Quindi questo è quello che faremo oggi. Non sono mai andata sul sito di abbigliamento di Chiara Ferragni e quindi sarà una sorpresa per tutti oggi. Sono già armata di computer e andiamo, let's go. Allora, Chiara Ferragni Collection dovrebbe essere questo. Homepage, Chiara Ferragni Collection. Ok, ci siamo. Aiuto, non so cosa aspettarmi, non so che prezzi abbia, non so niente. Sostanzialmente, beh, allora il sito è carino. Mi piace molto il logo con l'occhio azzurro che ha sulle ballerine, sulle cover anche. Quindi quello mi piace molto. La prima cosa che mi esce, boh, allora, specials. Andiamo per fila, ok? In fila. Oh, ok, andiamo per... avete capito? Specials, Rain Boot, Logomania, Vacation Essentials. Mi piace perché Ship to Italy, qui in alto a sinistra c'è la bandierina italiana, e però alla fin fine è tutto scritto in inglese. Comunque, Rain Boot, cioè gli stivali da pioggia, sostanzialmente i trombini. Chissà se si dice trombini in tutta Italia o solo qua. Comunque, allora, andiamo a vedere questi Rain Boot. Ah, oh santo cielo. Ok, allora, un paio di trombini, che ancora non so se è una parola italiana o triestina, costano 175 euro. Devo dire però che sono molto molto belli, a me piacciono tantissimo, specialmente questi rosa. Andiamo a vedere un attimino, allora, descrizione, 175 euro. Questi sono, beh, sono veramente molto belli, però 175 euro. Ray Boots basso, glitter rosa in gomma con applicazione Logomania sul lato, made in Italy. Beh, il fatto che sia made in Italy, insomma, ci piace. Composizione, vabbè, 100% poliestere, PVC, insomma, ovviamente sono di gomma. E penso che sia sinceramente un pochino troppo, 175 euro. Chiara Ferragni, che cosa mi combini? Allora, poi ci sono anche quelli più alti, che costano sempre 175 euro, inspiegabilmente. Alti o bassi, il prezzo è sempre lo stesso. Spero e mi auguro che non sia questa la cosa più economica su questo sito, perché altrimenti mi tocca comprarli. Poi, Logomania, andiamo a vedere. Ok. Penso di aver capito che la linea di Chiara Ferragni è un po' praticamente agli stessi prezzi di Gucci. Non dico niente, guardate sul mio sguardo. Track Jacket Logomania, 575 euro. Ma non c'è un... ah, ordina per prezzo. Ok, quelli che costano di meno sono i pantaloni della tuta, in questo menu Logomania, e costano 200 euro. Cioè, pantaloni della tuta normalissimi. Andiamo a vedere. Devo dire però che mi piace il logo, mi piacciono i colori che ha scelto, mi piacciono molto. Track pants neri con banda laterale Logomania ed elastico in vita, made in Italy. Ecco, carini, insomma, 200 euro per un paio di pantaloni della tuta, però appunto. Andiamo a vedere Vacation Essentials. Ok, qui vedo una cover da 55 euro, che potrebbe anche essere la cosa più economica, non lo so, ordiniamo per prezzo. iPhone cover liquid and glitter, e poi c'è la Chiara's suitcase, Chiara's palace case, insomma, sono tutte a 55 euro, quelle che costano di meno, poi c'è il cappello da 95, beach towel, l'asciugamano da mare, eccetera, eccetera, poi si arriva ai costumi che sono oltre. Comunque, qui abbiamo trovato, ragazzi, le cover a 55 euro. Non ci sono tutte però le cover, mi sa, queste sono solo vacation inspired. Andiamo a vedere, allora, altri specials, cosa andiamo a vedere? Activewear, saranno Converse, non penso che costerà. Queste cosine, meno di 55 euro, non credo. Calzature, allora, beh, anche qui ho i miei dubbi che troveremo qualcosa che costi meno di 55 euro. Andiamo a farci un giro tanto per. Allora, sneakers. Sneakers Roger con i cuoricini, le stelline sono molto belle, sono molto simili a quelle Gucci, però sono molto belle, anche con gli alieni. Devo dire che
mi piacciono molto le cose che ho visto, che sto vedendo su questo sito, devo essere sincera, mi piacciono molto. E le sneakers, insomma, 250 euro, almeno qui un po' meno di Gucci. Ah, ordiniamo per prezzo. Nicole, sei qua non per guardare la roba, ma per prendere quello che costa meno. Allora, One Star 120 euro, queste sono quelle che costano di meno. E sono, chissà se sono quelle che ha fatto in collaborazione con Converse. Non lo so, One Star sneakers in glitter nero con iconico logo Chiara Ferragni, che è nato l'altro ieri, però è iconico logo Chiara Ferragni, ricamato sul lato, suola in gomma bianca, composizione, cotone e ovviamente la suola in gomma. Allora poi, calzature, cosa vado a vedere? Se i rain boots non mi costano meno di, non so, 200 euro, cosa vado a vedere? Slip on, tipo le pantofole, non lo so, devo vedere, slip on. Ordina per prezzo, andiamo a vedere quelle che costano di meno. Ok, 215 euro sono le slip on flirting, queste argentate, devo dire mi piacciono, sono molto carine, a me piacciono un sacco le cose di Chiara Ferragni a questo punto veramente, e molto belle, però appunto 215 euro, non ci siamo, non siamo sotto i nostri 55 per che era appunto il prezzo delle cover. Espadrillas, Muse, andiamo a vedere queste, saranno in vera pelliccia, spero di no. Allora, ordina per prezzo. Amo quando i siti hanno questa opzione dell'ordina per prezzo, perché in questa tipologia di video mi salvano la vita, mi facilitano il tutto. Allora, Logomania, quelle che costano di meno sono queste, sono 275 euro, molto carine anche qua con le labbra rosa, con l'occhio azzurro, mi piacciono molto. Vedo che ci sono pochissimi numeri rimasti, comunque 275 euro, non ci siamo assolutamente, non credo che troveremo nella sezione calzature qualcosa che costi meno di 55 euro. Poi, allora, accessori potrebbe essere la nostra categoria, ragazzi, potrebbe essere la nostra categoria. Andiamo a vedere iPhone cases. Ma poi, Chiara Ferragni, ma perché mi fai praticamente tutto il sito in italiano? Cioè, tutto il sito in inglese, a parte qualche parola in italiano, è tutto in inglese, cioè iPhone cases. Cioè, cover per iPhone, cioè potresti tradurlo tu, non è difficile, no, sto scherzando, non me ne voglia Chiara Ferragni, io la adoro, ma è davvero strano. Flirting case, ok, questi sono bellissimi, piacciono un sacco, non si può, no, non c'è la sezione ordine per prezzo, mannaggia, non c'è. Allora andiamo a vedere, beh, questi costano 50 comunque, questi con l'occhio glitterati costano 50, le altre erano 55, e, ah ok, 50, poi ci sono per vari iPhone, però vedo che quelle che costano di meno sono comunque 50 euro. Sì. Ok, oh ok, belliccia, 80 euro, santo cielo. Ok, viene tipo un mezzo infarto quando vedo queste cose. Allora, ok, abbiamo trovato le cover glitterate e vi devo dire la verità, se dovessi prendere questa rosa glitterata in questo video non mi dispiacerebbe affatto, devo trovare però, ah no, beh, per iPhone X vanno bene anche per l'iPhone XS, cioè 10S, che ogni volta dico X, ah, è 10, ok, per l'iPhone 10 dovrebbero comunque andare bene anche per il mio iPhone 10S, ma a questo punto spero che non ci sia nulla di più economico su questo sito, perché voglio veramente questa cover e voglio una scusa per poterla comprare, diciamoci la verità. Allora, però, accessori, andiamo a vedere zainetti. Zainetti molto carini, oh santo Dio, 395 euro, che come stava per venire un infarto, dovrei avere tipo un medico pronto a rianimarmi col tipo libera, perché questi video mi fanno come venire un accidente. Ordina per prezzo, qui almeno c'è, il prezzo c'è, 380 euro. Allora, quello che costa di meno è il flirting backpack nero, 380 euro, andiamo a vedere se è in pelle o sei in plastica. Taglia e vestibilità, cioè 380 euro, ragazzi, vabbè, io penso che costi di meno comprare uno zaino da Gucci o da Louis Vuitton. Allora, descrizione, zaino mini, ah ok, è mini, cioè sarà così tipo per 380 euro, zaino mini in eco pelle nera con decorazioni flirting in vernice e camoscio. Devo dire che sono contenta che sia eco pelle, perché no, se dobbiamo scegliere meglio eco pelle, perché tanto alla fine sono
belle comunque e sembrano uguali. Spedizioni 1 o 2 giorni, questo è interessante, e spedizione gratuita, brava. Le descrizioni mi piace perché sono un po' da tipo commesso di Gucci, ma non troppo, non troppo, diciamocela. Accessori, marsupi, io detesto i marsupi, non li sopporto, non capisco perché siano di moda, perché siano ritornati di moda, non capisco come una roba del genere possa tornare di moda, io non li posso, cioè non li sopporto. E ce ne sono 3, allora ordina per prezzo, ce ne sono 3. Vedo però 125 euro e poi 175 euro e quindi non ci siamo assolutamente. Andiamo via da questi marsupi che mi fanno rabbrividire. Cappelli, ma forse qua troviamo un cappellino, qualcosa. Allora, ordina per, molto carini, non ce ne sono tantissimi, quindi penso di aver visto che quello costa di meno. 95 euro per il cappellino con la scritta Chiara Ferragni. Ragazzi, parliamone, perché 95 euro? Che poi lei, boh, io non voglio essere cattiva, però ha un brand che è nato da poco, giusto? Certo che si è posizionato a livello alto, però voglio dire, 95 euro, me lo comprano? Descrizione, cappello con visiera nero active e ricamo logo made in Italy. E composizione cotone e c'è, è disponibile sia in nero è disponibile sia in nero che in rosso. Non mi piace per niente e non ci spenderei mai 95 euro e sono contenta che ci siano le custodie per iPhone che costano di meno. Poi, mamma mia, poi viaggio e altro, andiamo a vedere viaggio e altro. Ah, ok, c'è la custodia. Oh, vedo cosine che costano poco, tra tante virgolette poco, super virgolette. Allora, ordina per prezzo. Ok, qui c'è la mascherina da notte flirting 30 euro, poi c'è il porta passaporto da 60, carica batteria logomania 65, beauty case 100 euro per un beauty case? Stai scherzando? No, vabbè, cioè come lo giustifico? Cosa è fatto? D'argento? È tutto argento questo, sono diamanti. Allora, 100 euro, io non ci posso credere, scusa un attimo, quanto è che è grande? 20 centimetri per 13? C'è un beauty case, Chiara, 100 euro! Non ci posso credere, scusa, io grido sempre. Descrizione, beauty case in glitter argento con ricamo flirting made in Italy. Ho capito, però comunque non li vale 100 euro, diciamoci la verità. Vabbè, composizione, chi lo sa che cos'è la poliuretanica, non voglio neanche saperlo. E, però se torniamo indietro, devo dire che la cosa che costa di meno è questa, almeno per adesso. Io speravo davvero di prendere la cover per iPhone e ci sono rimasta molto male, perché credo, almeno appunto per adesso, la cosa che costa di meno è la mascherina da notte flirting da 30 euro. Descrizione, mascherina flirting da notte in satin azzurro, composizione poliestere, quindi praticamente fatta di plastica, ma che cotone potevi farla, Chiara? E allora, sì, vabbè, sembra carina, devo dire, come mascherina da notte. Questa sarà la custodia, suppongo, anche questa carina, niente da dire. Non so se sperare che ci sia qualcos'altro che costa meno o no. Accessori, che cosa abbiamo? Non abbiamo più nulla. Abbigliamento, andiamo a farci un giro nell'abbigliamento, ragazzi, anche se non credo sinceramente che troveremo qualcosa che costi meno di 30 euro. Ordina per prezzo, molto semplice, in tutta la sezione abbigliamento, intimo 50 euro. Oddio, il bra tool è bellissimo, tutto trasparente, ma bellissimo. Però voglio dire, le mutande che sono, cioè, sono tipo boxer da donna, devono essere comodi per la notte, per dormire, insomma non li porterei mai di giorno. Ma poi sono gusti, intimo active, poca batteria, intimo active 50 euro. Chiara, va bene tutto, però le mutande della nonna 50 euro? Io sono sconcertata in questo video, sono allibita. Andiamo a vedere come lo giustificano, vi prego, devo troppo. Descrizione, mutanda, cioè posso fare, mutanda sportiva rossa active con banda logo elastica. Figurati se non c'era manco la banda logo elastica e cadevano giù, insomma. Made in Italy. Questo
ci piace, non... però mutanda sportiva rossa active con banda lungo elastica mi fa morire. 95% cotone, 5% elastane, beh, il materiale è buono, queste mutande sono orrende, non ci spenderei manco 5 euro su. E abbiamo visto tutto l'abbigliamento, andiamo a vedere kid, perché molto spesso nella sezione bambino ci sono cosine che costano un po' di meno. Non funziona più il sito. Ah no, devo andare o kid o junior. Andiamo su kid. Ordina per, santo cielo, ordina per prezzo. La cosa che costa di meno sono queste t-shirt, t-shirt flirting da 95 euro e poi si va su a salire con il prezzo. Comunque, sì, 95 euro mi sembra un attimino troppo. Proviamo junior, che però sono dai 7 ai 10 anni, quindi se costerà di più. Ordina per prezzo. Ah ok, sempre le stesse t-shirt da 95 euro, ok. Quindi ritorniamo, accessori, dov'era? Era accessori, sì eh? Accessori, ordina per, prezzo. Eccola qua. Quindi, ufficialmente la cosa che costa di meno sul sito di Chiara Ferragni è la mascherina da notte flirting da 30 euro, disponibile solo in una colorazione taglia unica. Quindi è proprio questa che andremo a comprare. Acquista. Ok. Mostra carrello. Anche la mia batteria sta per morire, quindi diciamo che siamo proprio in tempo. Procedi al checkout. Vediamo se mi aggiunge le spese di spedizione. Mi sa che erano gratis. Totale no, 30 euro. Ok, e quindi checkout come ospite. Io adesso inserirò il mio indirizzo email. Continuerò l'acquisto, ovviamente non vi faccio vedere i dettagli del pagamento. E c'era scritto 1-2 giorni lavorativi per la consegna, quindi ci conto. E quindi, se tutto va bene, se Chiara non mente, ci vediamo domani o dopodomani con il pacchetto che arriverà. 2 days later. Alright, ladies and gentlemen, sono passati 2 giorni, ok? Mi è arrivato questo pacco che pensavo fosse tipo una robina che ho ordinato, i soliti pacchetti che mi arrivano dalle aziende, e l'ho aperto subito e poi mi sono resa conto che in realtà è il pacco di Chiara Ferragni. Allora ragazzi, da nessuno, cioè non hanno neanche un pacchetto con il logo. Di solito quando faccio questi video mi arrivano tipo da Louis Vuitton, da... cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto Gucci, abbiamo fatto... e poi cosa abbiamo fatto? Ne abbiamo fatti tanti di video del genere, ho fatto Prada. E di solito i pacchetti sono dei veri e propri pacchetti con all'interno una scatola, a volte c'è una controscatola, a volte una dust bag. In questo caso ragazzi, questo è il pacco che mi è arrivato, busta, così. E cioè voglio menzionare che di solito i pacchetti che ordino tipo dalla Cina o da eBay o tipo che ne so, che ti arrivano, avete presente, ci mettono un mese ad arrivare, boh, di solito arrivano, quei pacchi arrivano in queste buste così. Mi aspettavo un pacco, non una bustina, e sinceramente mi aspettavo anche una scatola, perché ripeto, di solito quando acquisto da questi brand, faccio questi video, la cosa più economica da, o comunque quando si acquista, perché c'è un pelo di Debra sulla videocamera, o comunque quando si acquista da brand, insomma, di un certo livello e che sono anche abbastanza costosi, ti arriva sempre una bella scatolina. In questo caso c'è il nylon, ok? Non c'è nemmeno la scatola e questo è il contenuto di questo pacco, altro non c'è. Non ci sono samples, non ci sono tester, non c'è un regalino, non c'è nulla. C'è la busta però, piegata, manco intera l'hanno messa così. Toh! Perché ho comprato la cosa più... Magari hanno scatole bellissime, pacchi bellissimi, tutti con il logo. Mi aspettavo una roba del genere, un bel pacco con il logo Chiara Ferragni. Cioè, vada sta roba perché? Perché ovviamente, poraccia, hai comprato la roba che costa di meno. Toh! Ciapa qua, è zitta, è muta. Bene, allora questa è la busta. Che cosa c'è qui? Ah, c'è, beh, la fattura. Sostanzialmente la fattura. E basta. 36? Come 36? 30 euro e spese trasporto? Oh! Spera un attimo, quando ho ordinato non mi ricordo se ho pagato le spese o no. Mi ricordo però che... non mi ricordo del checkout, però in video abbiamo visto che c'era scritto 0 di spese di spedizione, invece alla fine ho pagato 30 euro di... adesso devo nascondere il mio indirizzo, ma ho pagato 30 euro di mascherina e 6 euro di spese di spedizione. Cioè, me ne sono resa conto in questo momento, spese
senza trasporto shipping charges. Cioè ragazzi, c'era scritto, allora, questa non mi è piaciuta, a parte gli scherzi, non è bello scrivere spese di spedizione zero e poi ti ritrovi nella fattura che hai pagato effettivamente 6 euro, ok, io non ho controllato, è chiaro che ho sbagliato, non ho controllato, però c'era scritto che era gratis la spedizione, chiara, anche al checkout c'era scritto che era gratis, invece alla fine 6 euro per una busta dei cinesi. Io un po' così in questo video, un po' così, mi aspettavo qualcosa di molto più carino per un brand che comunque si posiziona così alto. Comunque, questo è quello che ci è arrivato, la nostra mascherina, c'è scritto Night Mask Eye, unica, taglia unica, Diana SRL. Ah sì, e peraltro non sul pacco non c'era nemmeno scritto, che cosa c'era scritto, perché non ho riconosciuto il pacco, perché c'era scritto da Diana, ecco perché io l'ho aperto, perché non c'era scritto Chiara Ferragni, il mittente era Diana E-Commerce Corporation, Diana? Non lo so, e quindi alla fine non c'è, quindi è per questo che l'ho aperto, perché non capivo che cosa fosse Diana Corporation, tutto avrei pensato tranne che fosse il sito di Chiara Ferragni. E allora, sì, questa è la mascherina che ci è arrivata in... questo sacchettino nylon. Devo dire che è stata una delle più voglio dire, da Louis Vuitton abbiamo speso molto meno, abbiamo speso tipo 5-15 euro, che cos'era, per quel libricino, e ci è arrivato un packaging pazzesco, pacco, scatola, cioè qui veramente non ho parole, ma soprattutto non ho parole per il fatto delle spese di spedizione, perché sì, non mi è piaciuta sta cosa, non mi è piaciuta. Questa è comunque la mascherina, che si può aprire, presumo, per poter lavare la parte interna. È staccabile, rimuovibile? Assolutamente no, quindi non capisco perché ci sia questa apertura. Comunque questa è la mascherina, l'elastico sembra morbido tutto sommato, e anche la mascherina sembra morbida e comoda. Ne ho viste di più morbide e più comode, però tutto sommato non è male, è anche un po' leggermente imbottita, quindi insomma è anche comoda, voglio dire, mi auguro, da indossare così tu. E sì, peccato non si potesse scegliere il colore, altrimenti almeno l'avrei presa rosa. Ed è arrivata con questa, tipo questa dust bag. Scusate, io mi tocco sempre i capelli, lo so, smettila. E mi è arrivata questa dust bag con il logo di Chiara Ferragni. Questa almeno me l'hanno regalata, cioè secondo me non volevano, secondo me ci hanno pensato, ma gliela mettiamo o non gliela mettiamo la dust bag a sta poraccia che ha preso l'unica roba che costa, cioè solo una roba eppure quello che costa di meno, e poi Chiara sarà passata e fa massiva, toh, e l'ha lanciata, e questo è quanto, sostanzialmente. Avete già capito che cosa ne penso, avete già capito, solo dal mio sguardo ormai ci capiamo, io e voi, io lo so, tra l'altro mi sono resa conto in questo momento che la luce là è rimasta spenta per tutto il tempo, benissimo. Comunque questo è quanto per oggi, a voi le considerazioni, il mio sguardo l'avete visto, quindi avete capito esattamente come la penso, e fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate voi invece, voglio sapere, specialmente in confrontando questo con gli altri video che ho fatto, la cosa più economica da, perché secondo me c'è una bella differenza, secondo me. Comunque, fatemi sapere voi. Questo è quanto per oggi, scusatemi se metà stanza è buia, ma appunto mi sono dimenticata di accendere la luce. E mia family, vi voglio bene, vi mando un bacio enorme, vi abbraccio fortissimissimissimissimissimo, perché vi voglio tanto bene, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Scusate l'assenza, sono tornata, e domani un nuovo video, come ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Bacio, ciao!